Allora è il momento di parlare di Mercedes-Benz. Mercedes-Benz che attiva ovviamente su tutti i suoi nuovi modelli, su tutti i prodotti che sta sfornando davvero a ripetizione con grande successo sul mercato italiano ma anche sul mercato internazionale. Mercedes-Benz però è sempre stata partner anche di altre manifestazioni, legando il proprio nome proprio all'arte in questo caso. Esiste una raccolta che si chiama Daimler Collection ed è una raccolta che Mercedes-Benz ha realizzato nel corso degli anni, dai primi del Novecento fino ad oggi, e che è visibile nel Museo di Berlino, ma che viene anche esportata, per così dire, quindi una raccolta d'arte itinerante che in questo caso è presente al Museo Santa Giulia di Brescia, un museo decisamente molto importante questo, dove la Daimler Collection fa bella mostra di sé, oltre ovviamente all'ultima realizzazione, diciamo, dell'arte Mercedes-Benz, ovvero la nuova CLA, vettura di cui parleremo diffusamente anche nelle prossime puntate. Ma intanto vediamoci queste immagini del Museo di Santa Giulia con la Daimler Collection e ascoltiamo cosa hanno da dirci i responsabili di Mercedes-Benz sul loro impegno proprio nell'arte. Ecco il servizio. Dall'8 marzo al 30 giugno il Museo di Santa Giulia di Brescia ospita i capolavori della Daimler Art Collection per la prima volta in Italia. Nell'ambito di 900 mai visto, nella mostra sono raccolte 230 opere firmate da 110 artisti internazionali, dal 1909 ad oggi. Una selezione di grande valore che parte dai classici del costruttivismo e dell'arte concreta, passando per il minimalismo e le tendenze concettuali. Tra le opere esposte anche installazioni, fotografie e video di noti artisti contemporanei. L'esposizione è inoltre arricchita dalla presenza di due nuovi lavori di Nick Hess e Luca Trevisani e un ulteriore percorso interamente dedicato all'arte italiana, da De Chirico a Catellan. Con 900 mai visto, Mercedes-Benz Italia conferma il proprio impegno ad andare oltre la vocazione commerciale attraverso iniziative concrete sul territorio. Per questo motivo la Casa con la Stella supporterà in diverse forme la mostra 900 mai visto, integrandola nelle proprie attività di comunicazione. Mercedes è l'arte nella e della mobilità. Con Smart siamo l'unica vettura esposta in maniera permanente, fra l'altro al Museo di Arte Contemporanea di New York. E il nostro impegno va dal restauro di importanti opere, così come abbiamo fatto in occasione del terremoto dell'Aquila, oppure con le basiliche romane. Sosteniamo l'arrivo di mostre di importanti artisti sul nostro territorio nazionale e poi ovviamente anche siamo vicini a molti festival, quindi un impegno che viene da lontano. La Daimler Art Collection è la nostra collezione privata, oltre 2000 opere che raccogliamo dal 1977, ma che vedono artisti dai primi del Novecento fino ai nostri giorni. La Daimler Art Collection è la mostra, il 900 mai visto qui a Brescia, come vi dicevo sarà al centro di tutte le attività di comunicazione. La CLA, la berlina più sportiva di sempre, un vero e proprio oggetto di design che fra l'altro i cui interni nascono a Como, proprio qui in Italia, qui vicino a Brescia, è un esempio di come si possa interpretare il design e l'arte in campo automobilistico.